little town has had its day. The more things change, the more it still stays the same. And I said, hey, 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 you, me, talk, yeah. Now, guest is settled in this town, echoing the times I shout, hey, hey, you, me, talk, now. Don't want to be around. I'm better lost than I am found. Hey, hey, you, me, talk now. You, me, talk now. You, me, talk now. So, Williamsburg is more your scene. I didn't peg you as the top on galleries. And I said, hey, 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 me talk now. Liquid courage, just go. Admittedly, I might have ruined your show. And I said, one, you, me, talk now. Yes, the sound in this town, echoing the times I shout. Ma buonasera, buonasera a tutti e buonasera in questa serata dedicata all'archeologia
Io su Instagram l'ho detto, Archeologia e Potere, Paolo Brusaschi, Andrea Ogenti, due archeologie diverse, due archeologie grandi e interessanti. Che dire se non sigla? Esotica. Signore e signori, buonasera. Questa sera parliamo di archeologia. La prima parte del percorso archeologico sarà dedicata all'archeologia del vicino Oriente e ai danni che le guerre da 40 anni a questa parte, dal 1980 in poi, hanno procurato ai siti archeologici della terra mesopotamica. E è con noi uno dei più grandi esperti del settore, Paolo Brusaschi. Buonasera a tutti, grazie. Buonasera. Grazie a te. Allora, ascolta, però la prima domanda non è esattamente di archeologia. Guarda caso. Guarda caso. No, perché tu sei archeologo, musicista, scrittore. Che rapporti ci sono fra l'archeologia e queste altre attività? Ma nel mio caso strettissimi, non so nel caso degli altri colleghi, credo forse pochissimi se non nessuno, ma io diciamo che sono un musicista mancato in effetti, volevo fare a 13 anni il conservatorio, fare chitarra classica e pianoforte, i miei genitori mi dissero che ero matto, non avrei mai trovato lavoro e allora mi sono lanciato nell'archeologia, una cosa che... Teoricamente ancora più difficile, ancora più difficile. Se così ero mezzo kamikaze, così kamikaze puro, insomma, in una materia dove il lavoro chiaramente è ancora più incerto, e quindi ho scelto di fare archeologia, poi non solo archeologia, archeologia del vicino Oriente, in cui è un'area geografica dove sono guerre da 40 anni, come dicevi, sì. Quindi un'area dove per lavorare bisogna andare in situazioni di grande pericolo, devastazione, eccetera. Quindi la connessione con la musica c'è, perché a me piace moltissimo la musica, la faccio ascoltare gli studenti miei anche a lezione. E una canzone in particolare è legata al mio lavoro di archeologo. Sì. E c'è un nesso. Negli anni 90 ascoltavamo tutti un po' Peter Gabriel, e esatto. Io anche, ero un grande fan di Peter Gabriel, c'è un album che si chiama As, pubblicato nel 92, il 26 settembre, è un album introspettivo che parla di relazioni tra generazioni diverse, tra uomini e donne, tra lui si era lasciato con la prima moglie, aveva lasciato l'amante anche, quindi è quell'album lì, è un album introspettivo psicanalitico e c'è una canzone, si chiama Digging in the Dirt, cioè scavare nella superficie o nella melma, negli strati del passato, e quella canzone mi ha ispirato, perché ho pensato sempre che l'archeologia fosse non tanto una scienza che deve semplicemente indagare il passato in quanto tale, ma anche indagare gli strati profondi dell'anima, delibare cioè le nostre paure, l'inconscio, la sporcizia di noi. È una sorta di stratigrafia. Psicanalitica, stratigrafia, come quel brano che ho scritto, La stratigrafia di te, che non so se è ascoltabile perché è registrato così in casa in tempo di Covid. Però no, io ho un'altra cosa tua però che vorrei far ascoltare. Sì, prego. Ecco, quindi è legato alla psicanalisi in fondo, all'autoanalisi, quindi è una cosa che io sono ipocondriaco, ho sempre avuto quindi questo tipo di... E allora ecco che le due cose abbinate insieme mi hanno permesso di sopravvivere in questi anni, di riuscire a vincere me stesso. Senti. Grazie.
Sentiamocelo il tuo brano, che io me lo sono sentito prima, a me è piaciuto molto. Questo è un pezzo che abbiamo composto quasi improvvisandolo, diciamo. Ci siamo messi lì, abbiamo deciso di usare una serie di accordi con un sintetizzatore, delle chitarre, abbiamo incrociato, volevamo dare l'idea delle onde, infatti si chiama rifrangenze. Sì. Sono note che si inseguono, facciamo più o meno le stesse note con la chitarra, con più chitarre e con il sinte, il pianoforte. Mm-hmm. Una collega che è una musicista, eccetera. E abbiamo dato questo senso di rifrangenza e di luce, e speriamo di essere riusciti a dare questa idea. Dato molto bene. Una, si inseguono dietro l'altro quasi in un percorso ritroso nel tempo, nello spazio. Tra l'altro c'era una foto o due degli scavi archeologici che io... Sì, volevo chiederti... In Siria ero in quel tempo. In Siria, una a Shuk Tatani sull'Eufrate, dove
in questi ultimi anni c'era l'ISIS, e l'altra invece è una foto dell'Iraq, alla fine c'è quel crepuscolo, si vede, sono con un contadino sul tetto di un bait, di una casa araba, un villaggio arabo vicino a Babilonia. Siamo prima della seconda guerra del Golfo nel 2002 e stavamo scavando Babilonia, e la sera mi avevano offerto un chai, cioè un buonissimo tè, chai hamut, un tè ai limoni di Bassora, che sono dei limoni buonissimi che vengono pressati, esticati e hanno un aroma eccezionale, e quindi bevuto così ad imbrunire questo sito archeologico è stato suggestivo e l'abbiamo messo in questo video. Okay. Sì. Che caratteristiche ha, archeologicamente parlando, il vicino Oriente antico, per andare a prendere la definizione del tuo corso? Sì. Ma è un'area dove non trovi i monumenti in pietra, cioè non trovi le piramidi, quindi non trovi, come a Giza, intanto hanno inaugurato da poco il nuovo museo di Giza, non trovi monumenti spettacolari, ce ne sono pochissimi, perché a differenza dell'Egitto e a differenza della Grecia, in Mesopotamia, in Iraq e in Siria in sostanza, il materiale costruttivo d'eccellenza era il mattone crudo, il Leben, come lo chiamano. Quindi il mattone crudo lascia delle tracce esigue, con la corrosione dei secoli, il passato, la pioggia, le intemperie, eccetera. Quindi è molto più difficile da scavare. E quindi tu vedi queste grandi colline, quindi il paesaggio sono grandi colline che ti sembrano colline naturali, in realtà si chiamano tell, gli arabi le chiamano tell, che vuol dire collina archeologica, sono accumuli, stratificazioni, come libri di storia dove le pagine del passato si susseguono una sull'altra, formando questi monticoli che sono accumuli di palazzi, templi e case ricostruiti nei secoli per migliaia e migliaia di anni sulle stesse fondazioni. Quindi bisogna scavare dalla sommità della collina a ritroso verso il basso, nella parte centrale del degli strati, e quindi come leggere un libro al contrario, e trovare i mattoni. I mattoni sono difficilissimi, il mattone crudo. Tu immagina nell'Ottocento, anche da noi, anche nel Nord Africa, adesso ci sono villaggi che hanno ancora case in mattone crudo, ma il mattone crudo, quando lo scavi, come fai a identificare e distinguere dalla terra, dal riporto di terra? È molto difficile, perché sempre argilla è. Quindi noi ci avvalevamo di, e uso ancora oggi, operai specializzati per capire dove si trova il mattone quando si scava, perché i mattoni sono fatti, quelli d'argilla, con dei semini di datteri che servono per farli respirare. In passato, nell'antichità, ancora oggi però li usano. E questi operai archeologi, che si chiamano scergati, li andavamo a prendere vicino ad Assur, una grande capitale assira, a 100 km a sud di Mosul, sono gli unici in grado, e poi ce l'hanno insegnato anche a noi archeologi, di identificare i mattoni crudi. Quindi è un'archeologia, come dicevo prima, della psicanalisi, della fantasia, dell'immaginazione, della musica introspettiva, della musica che crea delle suggestioni. Cioè non è quello che vedi, ma quello che immagini, quello che devi vedere al di là dell'apparenza. Quindi è un'archeologia metaforica, se vogliamo. Non come l'Egitto, invece. Sì, molta immaginazione, io ne ho parecchia, e quindi fantasticavo in questi luoghi, immaginavo palazzi, templi, magari trovavo poi nulla, però immaginavo di tutto, ecco, questa è la cosa bella. Senti un po', che tipo di preparazione ci vuole per andare in quelle zone lì? Bisogna A parte essere quella culturale, bisogna essere pazzi. Bisogna essere pazzi, fuori di testa, insomma. No, nel senso, scusa la battuta, no? Ovviamente, no. Preparazione, nel senso, devi essere un po' matto, uno, perché se no non vai a scavare in un'area dove i siti sono immersi nell'argilla, dove devi distinguere i mattoni crudi da quelli cotti, dai riempimenti, eccetera. Sono aree pericolose, perché sono stati, appunto, aree in cui il terrorismo ha distrutto, e poi guerre anche prima del terrorismo, e devi avere una preparazione di archeologica classica, ma più che altro orientalistica, cioè fare esami, sostenere esami di archeologia orientale, di archeologia del Vicino Oriente, di storia del Vicino Oriente antico, perché è tutto pre-islamico quello che facciamo noi, prima dell'Islam, quindi prima del VII secolo d.C. E poi devi conoscere, almeno personalmente, mi sono specializzato in alcune lingue antiche,
che sono gli Quali? antecedenti Quali? dell'arabo, l'antico accadico, che è la più antica lingua semitica che esista ad oggi, scoperta chiaramente già nell'Ottocento. Per capirci, la biblioteca di Assurbanipal, il famoso re Assiro, è in lingua accadica. E poi ci sono l'accadico, la lingua che si parlava nel terzo millennio avanti Cristo dai semiti. Poi c'erano ancora i sumeri, e io ho studiato anche il sumerico, che parlavano addirittura un'altra lingua. L'accadico è semitico come l'arabo. Infatti, per esempio, alcune parole come porta, bab, stessa cosa. Ilani, dei, il, Allah, Dio. Però invece il sumerico è una lingua sconosciuta, non ha una filiazione precisa con nessuna lingua dell'antico vicino Oriente. Dobbiamo quindi fare un confronto con delle lingue che sono assolutamente distanti, ma semplicemente confronti strutturali, come l'ugro-finnico, addirittura il mongolo e il turco, sono lingue agglutinanti. Quindi i sumeri, in effetti, non avevano relazione nel terzo millennio, quelli che hanno inventato la scrittura, nessuna relazione con i loro vicini che coabitavano in quelle terre, che si chiamavano Accadi, dalla famosa capitale di Sargon di Accadi. Quindi erano popolazioni diverse, come se italiani e giapponesi avessero convissuto creando una civiltà che ha determinato la nascita delle città, dell'agricoltura, della cultura, eccetera. Cioè due razze completamente diverse, che parlano lingue diverse, ma veramente è multietnico e multiculturale questo. Nel terzo millennio avanti Cristo, quindi qui ci vuole queste operazioni linguistiche e storico-artistiche e archeologiche dell'area vicino orientale. Si fa archeologia, ho fatto lettere classiche, il vecchio ordinamento, mi sono laureato inizio anni 90, fine anni 80, e quindi lettere classiche, indirizzo archeologico, laurea in archeologia del vicino Oriente. Sì, e ci vuole un po' di sana preparazione fisica. Sì, proprio sana, nel senso che se sei giovane, io poi giocavo anche a calcio allora, quindi facevo sport, facevo di Anche a tutto. calcio, Anche a calcio musicista, calciatore, scrittore. giocavo. Sì, giocavo ma da ragazzino, no? Come fanno. Quindi mi piaceva molto e quindi ma a livello fisico ero ben preparato, non c'era problema. Più che altro il caldo, ci sono temperature che in Iraq, quando noi eravamo a Babilonia, io ho avuto la fortuna, che ero uno dei pochi archeologi al mondo con i miei colleghi italiani, di scavare uno dei siti più importanti al mondo, che è Babilonia, un sito che qualsiasi archeologo vorrebbe scavare, e dove hanno scavato i tedeschi già prima, dove a Berlino abbiamo i resti della porta di Ishtar, eccetera, del VII secolo, la città di Nabucodonosor, dei giardini pensili, della torre di Babele, eccetera, della Bibbia. E pensa che durante il periodo di scavo, mi ricordo dopo Pasqua, ad aprile era più o meno, quindi più o meno in questi giorni, c'erano 56 gradi sullo scavo archeologico, e la nostra trowel, cioè la cazzuola, quando la fondavamo nel terreno per sondare il terreno, si piegava leggermente, quindi iniziava a fondere il metallo. Una cosa infatti molto faticosa, ma il ritmo di scavo era quello di alzarsi alle 5 del mattino per sfruttare il fresco del mattino, fino alle 10 c'è il deserto, si sta benissimo, quindi si lavora con la maglia, e poi dalle 10 in poi iniziano a montare fino a 50, 55, 57 gradi. D'estate si arriva anche sui 60, anche 65 a Baghdad, per esempio, nel sud dell'Iraq. Nel nord è più fresco. Quindi ci vuole questo tipo di capacità, soprattutto poi di convivere in una missione archeologica, in un'area esotica, con tensioni, perché chiaramente la stanchezza fisica, il vivere gomito a gomito, no? Lavorare duramente, creano tensioni anche tra i membri di una missione archeologica. È un po' come l'Isola dei Famosi, è presente, ecco, alla Sì. fine si arriva proprio a tirarsi addosso gli oggetti, la ceramica, di tutto in sostanza, un sano litigio familiare in sostanza. Sì. Sì. Senti, cos'è accaduto con gli avvenimenti bellici in Iraq e in Siria, sia quelli recenziori, sia a partire dal conflitto Iran-Iraq, perché tanto forse Guarda. il vulnus si è creato con l'allontanamento dello Shah. Beh sì, però se devo raccontare tutto questo siamo qua fino a domani. No. Perché vabbè che io mi sono fatto tutte le guerre tranne la guerra Iraq-Iran dell'80-89, quella dello Shah di cui tu parlavi prima.
quella guerra io non ero stato, non ero neanche laureato, mi sono laureato in quegli poco prima, e mi ero neolaureato, e c'erano stato una volta quando c'era la guerra con l'Iran, si vedeva a Baghdad dei timidi missili che arrivavano da Khomeini, dall'Iran su Baghdad, e quella è stata la mia prima esperienza di guerra in sostanza, ma erano molto timidi, molto zelanti, quasi chiedevano permesso prima di arrivare a Baghdad questi missili. Ed era una guerra per i confini, per il petrolio, no? Perché e poi una guerra, perché l'Iraq di Saddam era un Iraq laico, socialista, invece Khomeini era un'uscita, però era chiaramente la Sharia applicava, la religione aveva un aspetto importantissimo nella vita degli iraniani, mentre per Saddam lo Stato era laico, quindi c'era una contrapposizione fomentata anche dall'Occidente. Quindi io lì ho visto poco, qualche timido bombardamento qua e là. Andavamo nell'albergo sotto, nella hall sotterranea e basta. Poi c'è stata la guerra del Golfo del 90-91 e io quello che ho sofferto lì è stato vedere più che altro, aneddoti personali, io mi trovavo in Inghilterra poi in quegli anni lì, però sono andato in Iraq poi dopo, in una metà degli anni 90, perché dovevo fare appunto una ricerca, il mio dottorato di ricerca, il mio PhD a Cambridge in Inghilterra, e dovevo studiare i testi cuneiformi da Ur, in scrittura cuneiforme sumerica, che si trovavano al museo di Baghdad. E la British Academy mi ha dato poi il permesso di andare a Baghdad a metà degli anni 90, ma io l'Iraq non lo conoscevo più, perché era impoverito, era diventato il quarto mondo, il quinto mondo, cioè c'erano bambini che morivano di fame a causa dell'embargo. Dopo la guerra del Golfo, della prima guerra del Golfo, Saddam aveva invaso il Kuwait nel 90, nel 91 con le Nazioni Unite lo si era vinto, ma non si era deciso di spodestarlo, però si era combinato un embargo che aveva mietuto vittime, soprattutto tra la popolazione civile, non aveva colpito il regime questo embargo, ma la povera gente. I bambini non avevano aspirine, noi andavamo, archeologi, colleghi, pieni di medicine da dare ai bambini, c'era una povertà, migliaia di bambini morivano ogni settimana per la mancanza di cibo, malnutrizione, l'acqua non potabile, i servizi, cioè, ma Karaba Maku dicevano non ci manca l'acqua, manca questo, manca quell'altro, cioè era una situazione da terzo mondo che l'Iraq invece non aveva mai visto, perché era un paese ricchissimo l'Iraq prima della prima guerra del Golfo, nonostante la guerra con l'Iran. Quindi una tristezza, una povertà incredibile. E poi l'ultima guerra nel 2003, la seconda guerra del Golfo, anche qua una guerra però ingiustificata, perché quelle armi, weapons of mass destruction, che dicevano gli americani che Saddam avrebbe avuto, in realtà Saddam non era un terrorista perché era un laico socialista, era stato dopo gli attacchi alle Torri Gemelle, in realtà erano gli afghanistani che creavano problemi, ma gli iracheni, almeno il regime di Saddam, non ha mai creato problemi. Comunque, senza neanche aspettare il verdetto delle Nazioni Unite, e gli americani in maniera unilaterale hanno deciso di attaccare l'Iraq. E anche gli inglesi. Tony Blair ha ammesso qualche anno fa che non c'erano weapons of mass destruction, cioè non c'erano armi di distruzione di massa in Iraq, e non ci potevano essere perché l'Iraq non aveva intenzione di essere un paese terrorista, perché non aveva un'ideologia estremistica. Saddam era un laico socialista del partito Baath, partito socialista Baath, esattamente. Quindi quella guerra è stata terribile. Noi abbiamo perso l'istituto di archeologia, l'hanno saccheggiato, abbiamo recuperato dei libri nel souk di Baghdad nel 2003, il museo di Baghdad è stato saccheggiato completamente, hanno rubato 15.000 reperti archeologici, lo scempio dell'archeologia del XXI secolo, perché mai si era visto un museo, tra l'altro con le forze americane, con i blindati americani di fronte al museo, che non intervenivano perché non avevano avuto l'ordine di difendere il museo di Baghdad, che tra l'altro è uno dei più importanti al mondo, vantava migliaia di reperti, adesso l'hanno restaurato, ristrutturato. Quindi 15.000 reperti saccheggiati, gli americani non sono intervenuti, e poi il saccheggio dei siti, eccetera, e poi dopo sappiamo, in questo vuoto politico, dopo la guerra, l'ultima guerra del Golfo, la nascita di Daesh, del terrorismo, purtroppo, che è storia recente ormai, ma non vorrei annoiare le persone con questi era un po' da dire, perché voglio dire,
anche come nasce l'ISIS, ma come nasce davvero l'ISIS, non come ci raccontano i giornali in Occidente. Però, ma l'ha raccontato la Clinton come è nata l'ISIS. L'ha detto la Clinton, bene, allora se lo dice lei siamo sicuri. No, che era una loro creatura. È più o meno, sì, è una creatura, indirettamente sì, in effetti. Sì, sì, l'ha detto. Hanno creato la situazione per cui, insomma, ecco, a Mosul già prima, però negli anni 90, c'erano idee estremistiche, quindi si sono sviluppate poi in questo vuoto di potere, comunque, dagli anni 2003, 2004, 2005, eccetera. Quindi è stata una cosa, una morte annunciata. Senti, con lo Stato Islamico, è andata distrutta una parte del patrimonio archeologico. E in percentuale, nella zona di Ninive, credo. Ninive si pronuncia, si legge. Ninawa, la chiamano gli iracheni. Ninawa. Quanto è andato distrutto, quanto è andato rubato, quanto venduto a mercanti d'arte improvvisati? Guarda, se ti rispondessi in maniera precisa, direi una balla colossale. Come sui vaccini, nessuno sa esattamente fino a che punto fanno bene, certo, però siamo all'inizio. Quindi i dati anche lì, per quanto riguarda, dico gli anti-Covid, volevo dire, per quanto riguarda l'archeologia di quelle aree lì, certamente abbiamo perso, non si può fare una stima solo quantitativa, a livello qualitativo abbiamo perso tantissimo, a livello quantitativo non c'è una stima esatta, però abbiamo perso monumenti che sono capitali dell'archeologia del Vicino Oriente, a livello simbolico, a livello estetico, a livello storico, a livello di rappresentazione delle popolazioni che vivono in quelle aree, che si identificavano in quei monumenti, in quei siti archeologici molto importanti. La cosa però che non viene in genere menzionata nei giornali occidentali è che la maggior parte dei monumenti distrutti non sono quelli, i tori alati di Nimrud, cioè quelli pre-islamici, sono i monumenti musulmani, purtroppo. La maggior parte dei monumenti che l'ISIS ha distrutto sono i santuari funerari, i mausolei di santi sciiti che sono gli opponenti dell'ISIS per quanto riguarda il credo islamico. L'ISIS sono sunniti, quei mausolei erano sciiti, dicevano che erano tombe di santi e quindi li distruggevano. In realtà volevano colpire i loro nemici all'interno dell'Islam, gli sciiti. Quindi è stata una guerra che l'Occidente ha enfatizzato essere contro l'Occidente, in realtà in primis tra sciiti e sunniti all'interno del mondo musulmano. Questo è un elemento che non viene abbastanza sottolineato purtroppo da noi, ma io lo scrivo nel mio libro Dentro la devastazione, dove trovate tutti questi particolari su questo tipo di dinamiche, ecco. Quindi quando è uscito il libro? Guarda, 2018 ormai, sono stati già 2-3 anni adesso, ecco. Tra l'altro avrei in uscita un altro libro, Ninive, mito e realtà, speriamo che venga pubblicato in fretta. Amazon me lo dà per il 2030, ammesso che sia ancora vivo io, perché tra il Covid e le bruciature delle mani di oggi che ho fatto, guarda, bellissimo questa roba qua, mi sono distrutto una mano per cuocere una frittata, ho fatto una frittata totale, ecco, ammesso che sia ancora vivo, ma insomma speriamo che venga pubblicato quanto prima. Ninive, mito in realtà, perché Ninive è una capitale biblica, anche lì c'è un mito legato a Ninive, no? I famosi giardini pensili, poi la storia di Giona che viene considerato nella Bibbia come il profeta biblico che ha predicato a Ninive, cito il libro di Giona 3:5, ha convertito i niniviti in fedeli che erano prima politeisti, l'avrebbe convertiti, cioè è una città di estrema importanza, una capitale assira molto importante, piena di storia. E quindi abbiamo tutti questi progetti, speriamo che adesso con questi vaccini si proceda, insomma, possiamo liberarci dalle catene che ci tengono imprigionati in casa e muoverci a presentare i libri, a pubblicarli, in sostanza. Quindi 2018, già tanto tempo per questa cosa del Covid anche, se no usciva Ninive. Che terra era prima delle guerre nella Mesopotamia?
Prima delle guerre era un'area, un paradiso in fondo, perché ti dico, io l'ho vista senza guerra nell'89, perché nell'89 era, dovevo laurearmi, era terminata la guerra Iraq-Iran e non era ancora iniziata la prima guerra del Golfo. Quindi per due anni, fino al 90, fino al gennaio-dicembre 90, un anno e mezzo, è stata senza guerre ed era un paradiso. Allora si stava a Baghdad, noi avevamo una casa del centro scavi, una zona vicino al Tigri. Non c'era nessun pericolo, si usciva di sera, io uscivo da solo, andavo dal barbiere che mi offriva il tè, mi offriva il caffè, poi mi portava da un altro barbiere specializzato in tagli occidentali, ancorché i miei capelli fossero, dicevano tipo iracheno, irachia, avevo i capelli perché ho i capelli crespi come loro, però mi portavano da un altro barbiere. Quindi si girava come fosse molto più sicuro di Genova di sera e molto più sicuro di Torino, perché se Saddam Hussein, se passavi col rosso, ti facevi una notte di galera. Quindi c'era un ordine incredibile, c'erano i carri armati per strada, le donne, c'era un'ideologia socialista, le donne andavano in giro con i jeans. Al massimo con il velo sui capelli, la kefia, ma non erano coperte in modo radicale come invece avviene oggi. Quindi una città liberale, socialista, progressista e piuttosto ricca, perché il petrolio allora era stato nazionalizzato negli anni 70 e i proventi andavano alle popolazioni prima delle guerre. Quindi ci stava molto molto bene, infatti c'erano industriali che lavoravano di aziende di tutto il mondo, anche molti italiani avevo incontrato io lì, quindi che venivano lì e lavoravano lì, la Fiat stessa e altre aziende importanti, erano tutti lì a Baghdad. È un mondo progressista dove si faceva lezione, io ho fatto lezioni di arabo, ho studiato l'arabo un po' lì, insieme a ragazzi, ragazze e ragazze, quindi c'erano ragazze straniere, ma anche c'erano delle insegnanti di Baghdad, musulmane che ci insegnavano, quindi non c'era, no, sharia, distinzione di sessi, eccetera, separazione, segregazione. Era una società progressista e molto moderna. Quali sono invece i tuoi scavi più recenti? Ma gli scavi più recenti sono stati un'odissea, perché in senso letterale. Allora, con l'ISIS e con lo Stato Islamico Daesh, questo acronimo che usiamo noi per denigratorio. Allora, il progetto mio di scavo è stato prima in Kurdistan, la regione autonoma del Kurdistan, un sito a Siro vicino a Douk, questo prima dello Stato Islamico, e recentemente, dopo la caduta dello Stato Islamico, il mio progetto di scavo invece si è spostato nell'area della piana di Ninive, vicino alla città di Karakosh, dove è stato il Papa poche settimane fa, in un sito a Siro che si chiama Tel Ghanim. Che è una capitale assira di Sargon II del VII-VIII secolo avanti Cristo, che si trova a pochi a 30 km a sud-est di Ninive, quindi faceva parte in sostanza dell'area metropolitana suburbana di Ninive, questo sito. Ed è un sito che avevo fatto già un sondaggio negli anni 90 e che ho reinvestigato, rindagato più recentemente. Quindi spero di poter continuare il lavoro che per adesso a livello di progetto e di ricognizione dopo l'emergenza Covid, perché anche in Iraq c'è un problema con il Covid, come sai, no? Come Sì. sapete. E tra l'altro loro hanno i vaccini cinesi, quindi voglio dire, non è che siano, non so come siano questi vaccini, ma se sono promettenti o no. Comunque un sito a Siro dell'VIII-VII secolo, una collina archeologica, e tra l'altro la mia indagine non verte soltanto su questo palazzo, c'è un palazzo a Siro con dei rilievi, delle statue molto belle, ma anche la mia indagine vuole esplorare gli strati transizionali dall'età pagana, tra virgolette, ellenistica, quella cristiana, paleocristiana, vedendo qui il passaggio dal paganesimo al cristianesimo, perché forse non lo sapete, ma la piana di Ninive è la culla della cristianità, è il luogo in cui l'apostolo Tommaso ha portato il cristianesimo in Mesopotamia, insieme a Mar Mari, a San Mari. Quindi gli abitanti cristiani locali della piana di Ninive sono gli abitanti autoctoni, indigeni della Mesopotamia, i discendenti di Sumeri, Accadi, Assiri e Babilonesi. Qui gli ospiti, in effetti, sarebbero i musulmani, che sono arrivati secoli dopo rispetto agli Assiri, Babilonesi, che sono poi stati
evangelizzati, sono diventati cristiani nel primo secolo d.C. e sono loro le popolazioni indigene. Musulmani sono arrivati dopo. Però lui si è riuscita, mutatis mutandis, a trasformare questo tipo di ragionamento e a considerare i cristiani come delle popolazioni allogene, buttandoli fuori dall'Iraq. In realtà sono loro, sono i musulmani gli ospiti in questo caso, non i cristiani. Stessa popolazione autoctone, i discendenti degli assiri, eccetera. Quindi è interessante questo aspetto. Ed è pieno di chiese e villaggi cristiani quell'area lì. È un'area di grandissima intensità religiosa per il cristianesimo. Guarda, quando vai a Mosul puoi bere il caffè, io non ricordo più neanche con quante sette di cristiani ho bevuto il caffè. C'erano siri, non chiedermi le differenze specifiche perché non me le ricordo. No, non le so. Siro cattolici, la chiesa assira, quella assira. La chiesa assira è quella che si chiama assira, ha preso il nome dagli assiri ovviamente. Mm-hmm. La lingua, tra l'altro, era aramaico. Perché già gli assiri antichi nell'VIII secolo parlavano la lingua aramaica, che è la lingua di Gesù. L'aramaico, tra l'altro, ha influenzato l'arabo e non viceversa. Quando gli arabi musulmani sono arrivati nel VII secolo, hanno trovato la popolazione della Mesopotamia, il 90% erano cristiani, e anche con la spada, purtroppo, le hanno fatti diventare musulmani, però l'arabo ha preso molte parole dalla lingua aramaica, che era la lingua che parlavano i cristiani assiri della Mesopotamia e la chiesa assira, che poi si è divisa in chiesa caldea anche nel XV secolo, uno scisma interno perché gli assiri erano nestoriani, erano monofisiti, gli altri invece erano caldei. Insomma, si sono divisi un po' come noi all'interno del cristianesimo, no? Ecco, però ha una pletora di riti cristiani molto importanti, non ci aspetteremmo per quell'area lì, no? Invece è il contrario, nessuno lo sa, credo, quello. La culla della cristianità, la Mesopotamia. I discendenti degli assiri sono i cristiani di oggi della Mesopotamia. Tra l'altro, volevo dire a tutti buon Akitu, che è la festa del mese di Nisan, che pensa a una festa, il festival del nuovo anno, il capodanno babilonese, che i cristiani caldei festeggiano da più di 3.000 anni, dai babilonesi in poi, sino ad oggi, e testimonia, significa che l'anno rinasce a primavera, la natura si rinnova, rinasce, quindi una festa di buon auspicio, di rigenerazione, di rinascita, di vittoria contro le forze del male. Quindi siamo in questo periodo qua, va dall'1 al 12 aprile, nel mese di Nisan babilonese. Quindi buon Akitu a tutti. Grazie. Grazie infinite, Paolo. Sei stato stupendo, una lezione, una grande lezione. Va bene. Ti ringrazio e speriamo di non vederci più con Efesto la prossima volta, perché oggi è facile. Il dio del fuoco mi ha rovinato, il dio del fuoco mi ha causato, mi ha bruciato oggi, mi ha ricordato che il fuoco esiste, Nushku lo chiamavano i babilonesi, Faistoso, Efesto, eccetera, ma con Efesto hanno costruito anche tutte le armi dei grandi guerrieri eroici dell'Elia e dell'Odissea, quindi sono contento per quello. Allora, bene. Mi ha premiato, tra virgolette, va bene, grazie e buonasera a tutti. Buonasera. Ciao. E adesso un po' di economia. Termini che ormai sono entrati a far parte del nostro vocabolario quotidiano e rappresentano in sostanza l'impatto dell'attività umana sull'equilibrio del pianeta. Noi sappiamo che una transizione ecologica per evitare gli effetti peggiori di questa attività è assolutamente ineludibile se non vogliamo, quantomeno come umanità, estinguerci anzitempo. Cosa dovrà rappresentare tuttavia questa transizione? Uno stravolgimento assoluto delle nostre abitudini di vita o un cambiamento molto più contenuto? E cioè, in termini economici, la salvezza del pianeta è troppo costosa, o queste strategie di mitigazione del nostro impatto carbonico potrà essere assolutamente contenuta e non eccessiva rispetto alle nostre disponibilità economiche? Beh, la risposta rispetto a 10 anni fa è decisamente diversa. Se la situazione in assoluto
non è sicuramente migliorata, con lo sviluppo, con il progresso tecnologico e optando per tipologie innovative di approvvigionamento energetico, la risposta è molto più positiva di appunto qualche anno fa. Occorre infatti sfatare, e i dati, i fatti lo stanno già facendo, un grande luogo comune. Oggi, 2021, le fonti rinnovabili costano complessivamente meno delle fonti tradizionali fossili alla produzione, e cioè nel momento in cui queste vengono appunto create alla base. Solo 10 anni fa l'eolico e il solare, tanto per fare due esempi classici di energie rinnovabili, costavano molto più di gas, petrolio e carbone, mentre da allora si è avuta una costante riduzione dei costi di oltre il 70%, che ha visto quindi complessivamente queste rinnovabili superare verso il basso le fonti tradizionali, che tra l'altro hanno, come si dice in gergo economico, delle fortissime esternalità negative: inquinamento, morti, estinzione di specie animali, che rappresentano un costo non considerato a livello puramente economico. Certamente vi sono ancora problematiche da risolvere e da affrontare, sicuramente con ingenti investimenti, ad esempio per quel che riguarda le reti distributive e la stabilità della distribuzione stessa, che oggi come oggi è impiantata sul modello antiquato, quello appunto che vede le energie fossili al centro del nostro schema di produzione elettrico. Tuttavia, oggi abbiamo un chiaro percorso davanti a noi. Questo vale anche a valle per quel che riguarda le auto elettriche, ad esempio, che costano sempre meno e sono sempre più efficienti dal punto di vista della capacità appunto industriale. E non solo, vi sono tanti altri prodotti che stanno avendo lo stesso identico percorso. Il futuro sembra quindi molto più vivibile e molto più economico di quanto non fosse previsto fino a pochi anni fa. La decarbonizzazione tramite efficientamento tecnologico è qualcosa che oggi rappresenta un orizzonte assolutamente praticabile e addirittura con grande potenziale di sviluppo, di crescita e anche di occupazione. Torniamo a parlare di archeologia e in particolare di archeologia medievale con il professor Andrea Augenti. Buonasera. Buonasera, buonasera. Quanti libri? Sì. No, ma No. Io ce l'ho tutti di là. È che dietro è che lì c'è un letto e allora ho deciso di mettere la stampa della collezione delle mie cravatte. Ah. Allora, professore,
tutti abbiamo un'idea vaga, per quanto ricca di fascino, dell'archeologia. Ma che cos'è realmente l'archeologia? Beh, che domanda impegnativa. L'archeologia, domanda impegnativa a cui posso rispondere in maniera molto semplice. L'archeologia è una maniera di fare storia. Fare l'archeologo significa fare lo storico, quindi ricostruire la storia guardando al passato non attraverso i dati che vengono dai documenti scritti, ma attraverso i dati che vengono dai resti materiali. Dal più umile, cioè il coccio, il frammento di vaso più semplice e non decorato, semplicemente cotto una volta, che ci racconta per esempio la vita quotidiana delle classi sociali più basse, fino alla tomba di Tutankhamon e tutti i tesori che conosciamo, che sono invece le manifestazioni più alte delle culture antiche, compresi i marmi del Partenone e via dicendo. Perciò è proprio una maniera di fare storia. L'archeologia è un modo di avvicinare la storia. Potrei parafrasare il Vangelo di Giovanni e dire en archeno logos. È l'antico, e la cosa interessante è che lo sapevano anche gli antichi, c'è un passo abbastanza famoso tra noi archeologi di Erodoto, dove lui racconta appunto che scavando delle tombe si era visto che queste tombe erano tombe di una popolazione che non erano i greci, e quindi c'è già in antico l'idea che il sottosuolo può restituire oggetti antichi che parlano di altri uomini, di altre culture, di un altro periodo storico. Quindi è una cosa molto vecchia, molto antica. Sì. Per dire, scavare nel passato, parafrasando il suo libro. Che fascino ha scavare nel passato? Guardi, faccio fatica a riassumerlo e a farlo da una stanza in pieno lockdown, perché questa è una delle cose che mi mancano di più da più o meno un anno a questa parte. Scavare il passato, mettere le mani nella terra ed estrarre materiali, strutture, muri, è un'esperienza impagabile. È una passione che ti arriva addosso come un treno quando meno te l'aspetti. A me è arrivata che avevo circa 13 anni e non mi ha più lasciato. Ed è ancora oggi, però, devo dire che ogni volta che vado su uno dei miei scavi e scavo in prima persona è una meraviglia. L'idea che stai toccando una materia che è rimasta lì ad aspettare per 1500, 2000 anni e anche di più, è qualcosa che crea questo filo diretto con l'antico che è veramente impagabile, perché veramente è un po' come viaggiare nella macchina del tempo, senza però avercela. E anzi, le dirò di più, io ormai sono giunto a una conclusione, che io proprio non la vorrei la macchina del tempo, perché una delle cose più belle e più interessanti dell'archeologia è proprio questo fatto che spesso viene ripetuto, ed è giusto che venga ripetuto, e cioè che noi archeologi siamo come dei detective. C'è anche un vecchio libro di Ceram, che insomma è stato uno, insomma, io ho scoperto l'archeologia grazie a Ceram, Civiltà sepolte, Civiltà al sole, e uno dei suoi libri si chiamava I detective del passato. Ed è vera questa cosa, è vero che se voi leggete i libri di Sherlock Holmes, in realtà l'approccio è lo stesso di noi archeologi, dall'orma, individuare l'altezza, il peso delle persone. Noi questo troviamo, noi troviamo impronte, tracce, noi non troviamo mai una palizzata, noi troviamo i buchi dei pali che la componevano. A volte non troviamo neanche i muri, troviamo le impronte in negativo che hanno lasciato lineari. Per dire, io tempo fa ho scavato una chiesa a Classe, che era il porto di Ravenna, e di questa chiesa non abbiamo trovato i muri perimetrali, ma non abbiamo trovato l'abside.
e l'abside non l'abbiamo trovata perché era stata, in gergo si dice spoliata, cioè perché era stata asportata interamente, tutto il muro era stato scalpellato per portare via i mattoni, e quello che abbiamo trovato è l'impronta in negativo del muro, ma accanto al muro c'era una enorme quantità di elementi in terracotta che servivano per comporre la calotta dell'abside. Quindi da questi due indizi, impronta semicircolare, elementi per la calotta, abbiamo capito che era un abside. Quindi capisce proprio indizi come fa un detective. E la cosa più avvincente, proprio per questo dico che io non la voglio la macchina del tempo, perché il bello di questo stavo per dire di questo sport, tanto mi appassiona che il mio lavoro lo paragono spesso a uno sport, il bello di questo lavoro è che ci porta a partorire ipotesi a partire da piccole tracce, piccoli indizi, e io non vorrei avere l'originale davanti, mi diverte molto di più, mi appassiona molto di più ricostruirlo con la mia immaginazione, però ovviamente su basi solide. Sì, già, certo, quello lo capisco. E qual è la preparazione che un buon archeologo deve avere? Non parlo solo della preparazione culturale, perché poi voglio dire... parlo di quella fisica, di la curiosità, tutto quanto. Allora, dunque, numero uno, la passione è la chiave principale. La curiosità fa parte della passione ed è un ingrediente senza il quale non si fa l'archeologo, anche perché una cosa che bisogna chiarire fin da subito è, questo lo dico per chi ci ascolta, non si diventa ricchi facendo gli archeologi. Conosco pochissimi archeologi che sono diventati ricchi facendo gli archeologi. Se uno vuole diventare ricco deve fare economia e commercio, legge, medicina, deve fare quelle facoltà lì. L'archeologia, nelle lettere può anche, in generale, diciamo, presa nel suo insieme, può avere, diciamo, degli esiti che possono andare in quella direzione, ma sicuramente non sono garantiti, sicuramente in misura minore rispetto a economia e commercio. No, non si diventa ricchi, non è un ambiente in cui circola molto denaro, non è facile avere finanziate le proprie missioni, i propri scavi, però è un'emozione talmente enorme che appunto la curiosità è il suo motore, la curiosità del passato, la curiosità delle vite degli altri, le vite dei nostri antenati, la curiosità di sapere com'era il mondo prima di noi, senza cadere in quella cosa in cui io non credo, onestamente questa è una posizione personale, ma io non ci credo che scaviamo il passato per capire il presente, no? Noi scaviamo il passato per capire il passato, che è un posto molto diverso dal nostro, è un clima, una cultura, dovunque si vada, molto diverso dalle nostre, e questi sono gli ingredienti principali. Dopodiché, ha detto bene lei, sì, ci vuole anche preparazione fisica, non nel senso che si va in palestra apposta, però quello che posso dire è bene cominciare a scavare fin da subito, lavorare bene con il piccone, lavorare bene con la pala, portare bene una carriola, significa lavorare bene sulle leve, significa coordinarsi a livello corporeo, e questi muscoli si conquistano facendo il lavoro sul campo, e si impara per esempio a picconare dando il giusto peso appunto alla fisica, cioè facendo fare il lavoro alla lama del piccone e non usando tutta la forza per dare il colpo come se il piccone non avesse peso. Saper fare queste cose è un sapere tecnico, scavare è un sapere tecnico, scavare significa avere non soltanto forza fisica ma anche una grande sensibilità della mano, le faccio un esempio se posso. Fino a qualche decennio fa noi sapevamo molto bene come erano fatte le case dei romani, cioè per esempio muri in mattoni, pavimenti a mosaico, queste le case dei ricchi romani, ma non sapevamo cosa era successo all'abitare dopo quelle case. Negli anni 70 sono state scavate due case a Luni, nel foro di Luni, costruite appunto nell'ambito della piazza del foro di Luni, che è una faccenda epocale perché significa la privatizzazione di uno spazio che prima era pubblico, quindi proprio capiamo che cambia tutto,
cambia il panorama di come si viveva in quella città, ma queste case sono state capite solo perché sono state scavate con una grande sensibilità, perché pensi, avevano il pavimento fatto di terra battuta e i muri non c'erano perché erano in realtà dei muri di argilla sostenuti da pali portanti in legno. E questo significa sapere individuare le buche di palo nel terreno, distinguerle dal terreno circostante in base al colore, in base a quanto sono, in base a quanto la terra al loro interno è compatta oppure no, e significa poi distinguere il terreno del pavimento, che magari è un po' più compatto perché ci hanno camminato, dal terreno circostante alla casa. Quindi ci vuole un grande occhio, una grande sensibilità, e quindi è un lavoro sia di forza, di potenza, ma anche di fino. Da questo punto di vista devo dire che non ci avevo mai pensato, ma somiglia molto al mio sport preferito, che è il tennis, dove ci vuole mano, potenza, ma anche tocco. Sì, è vero. Mi tolga una curiosità. Stonehenge. Uh-huh. Che mistero è Stonehenge? Stonehenge è un mistero straordinario che sta raccontando sempre più cose. Questa, tra l'altro, adesso ci torno su Stonehenge, ma vorrei dire una cosa che secondo me è molto importante per l'archeologia. Raramente archiviamo una pratica. Anche i siti, anche le scoperte che sembrano aver detto tutto, alle nuove generazioni che arrivano con strumenti nuovi, parlo di strumenti tecnici, e anche e soprattutto con domande nuove, e dicono cose nuove. La tomba di Tutankhamon ha detto cose nuove quando si è riusciti a fare il DNA dei sepolti all'interno della tomba e delle tombe della famiglia del re Tutankhamon, soprattutto, del faraone. E Stonehenge è la stessa storia. Stonehenge è un luogo che si credeva avesse detto tutto e invece nel corso del tempo ci ha raccontato cose molto diverse. Io nel mio libro ho dedicato un capitolo a Stonehenge e quando è che abbiamo cominciato a capire Stonehenge? Quando abbiamo fatto quello che ormai l'archeologia fa sempre più spesso, cioè distogliere lo sguardo dal singolo sito, dal singolo oggetto, alzare la testa e guardare il contesto circostante. Stonehenge ci racconta molte più cose se è messo in contatto, in relazione con tutto l'ambiente che la circonda. E allora si è scoperto che vicino a Stonehenge c'era un'altra Stonehenge, ma fatta di legno, che era un santuario, fatto per i vivi, e invece Stonehenge è un sacrario di morti, tant'è vero che poi ci si è scavato e tutto intorno si è visto che ci sono delle sepolture. E mi ricollego a quello che diceva Brusasco al termine della conversazione precedente. Anche in quel caso si tratta di un santuario dove si festeggia l'arrivo della primavera, quindi anche lì siamo legati al ciclo vitale, alla rinascita del mondo e all'agricoltura che rifiorisce, e quindi è legato alla posizione del sole, come sappiamo tutti, ed è legato a molte simbologie, appunto, che sappiamo nella preistoria erano già coltivate a livello cultuale. Quindi è insieme un santuario, un sacrario per i morti, e faceva parte di un paesaggio sacro rispetto al quale sono state trovate anche le strade che connettevano questi monumenti, per cui processioni portavano da un villaggio che era lì fino a questo sacrario in pietra. E sa come l'hanno capito questo? Solo quando hanno interrogato un archeologo del Madagascar. E questa è una cosa, secondo me, straordinaria, perché la cultura lontanissima dalla nostra, di un'isola accanto all'Africa, ci ha spiegato che cosa era successo nella nostra preistoria. Quando questo collega inglese, Mike Parker Pearson, che stava studiando Stonehenge ed aveva lavorato in Madagascar, invita questo suo collega a Stonehenge, questo dice: tu hai capito? E questo gli fa: ma io ho capito, ma tu veramente non hai capito ancora? Ma come, sei venuto a scavare tanti anni da noi in Madagascar e ancora non hai capito? Quello è il santuario dei vivi, Woodhenge, il santuario di legno, perché è in legno, e questo è dei morti, perché è in pietra. Il valore simbolico che noi assegniamo
a questi due materiali è la chiave per capire tutto. E quindi a questo punto, con questa chiave interpretativa in più, sono avviate tutta una serie di nuove interpretazioni. Mm-hmm. Mm-hmm. Che caratteristiche ha l'archeologia medievale? Allora, l'archeologia medievale, tanto per cominciare, è un'archeologia molto più giovane delle altre, della media, diciamo così. Faccio solo un esempio come coordinata, come navigatore. Se le prime cattedre di archeologia classica all'università nascono alla fine dell'Ottocento e quelle di archeologia preistorica ancora prima, le prime cattedre di archeologia medievale iniziano fine anni 60, inizio anni 70. Quindi c'è quasi un po' meno che un centinaio d'anni di scarto, che non è poco. Però è una disciplina molto agguerrita, che ha lavorato moltissimo sul metodo, perché tra l'altro è una disciplina che ha, diciamo, un vantaggio e allo stesso tempo un problema. Quello che è un vantaggio può essere anche un problema, cioè la grande abbondanza di documentazione scritta. La partita molto spesso lì si gioca su come incrociare, senza forzare la mano, i dati che vengono dalla documentazione scritta, che cresce moltissimo, soprattutto dopo l'anno 1000, e invece una documentazione materiale che anche quella è molto nutrita. Pensate che differenza con gli archeologi preistorici, che devono basarsi solo ed esclusivamente su quello che trovano sul campo. E infatti l'archeologia preistorica da sempre guida nella ricerca sul metodo, perché hanno dovuto affinare i loro strumenti in maniera incredibile fin dall'inizio, perché solo la terra parla della preistoria, mentre dell'età classica, dell'età medievale e addirittura dei giorni nostri ci parlano molte altre fonti. Sì. E infatti oggi si fa anche archeologia dell'età moderna e contemporanea. Sì. Senta, io la interrompo un attimo, volevo mandare un contributo, perché noi abbiamo tutte le settimane, abbiamo una nostra amica, Laura Di Nicola, che ci fa la storia della Formula 1, avremo l'archeologia della Formula 1 fra qualche tempo. Prima o poi, immagino di sì. La interrompo giusto 3 minuti. Certo. Flavio, manda il contributo. Ciato su cui si corre il Gran Premio di Monaco, una pista di montagna circondata da una città. È una descrizione un po' spiazzante. Pista di montagna, per chi identifica Monte Carlo con l'acme del glamour e della lucentezza della Formula 1. Questa descrizione però è azzeccatissima, in quanto rende appieno le caratteristiche di questo tracciato cittadino, che è stretto, angusto, estremamente selettivo e può diventare davvero pericoloso e difficile quando qualcosa compromette la stabilità delle auto e l'aderenza con il tracciato, come per esempio un temporale. Questo però cosa significa? Che in caso di pioggia, con auto dalle prestazioni livellate e piloti in stato di grazia, Monte Carlo ci ha regalato delle edizioni epiche. La palma di più epica spetta all'edizione 1984. In testa c'era Alain Prost. Era molto giovane, però già papabile di titolo del mondo. Era a bordo di un affidabile e potente Renault. E nulla, salvo un incidente o un guasto meccanico, avrebbe potuto metterne in pericolo la leadership. Era avviato a velocità di crociera verso quella che sembrava una facile vittoria. Crociera, sì, perché quel giorno, più che guidare, si navigava in effetti. Un violento temporale si era abbattuto sul Principato e aveva trasformato vicoli e stradine in torrenti in piena, rovesciando secchiate gelate di acqua su piloti e spettatori. Prost, si diceva, procedeva tranquillo, non c'erano rivali che potevano impensierirlo. Il problema è che invece i rivali arrivarono. Dal fondo della classifica, infatti, una Toleman, un'auto da ultime posizioni, iniziò a inanellare giri veloci e sorpassi impressionanti in una pista dove normalmente è molto difficile, se non impossibile, sorpassare. A bordo della Toleman c'era uno sconosciuto ed esordiente, Ayrton Senna, che arrivò alle costole del leader della gara in seconda posizione e ne stava minacciando seriamente la posizione. Sul più bello la gara venne interrotta per ragioni di sicurezza.
la bandiera rossa che venne sventolata quel giorno rimandò il duello fra questi due titani della Formula 1. Ma il vero rammarico c'è non tanto per questo, quanto perché non era la Toleman, o tantomeno la Renault, l'auto più veloce in pista quel giorno a Monaco nel 1984, ma la Tyrrell nera di Stefan Bellof, esordiente e semi sconosciuto anche lui dal fondo della classifica, in una rimonta furibonda e con una guida quasi soprannaturale, avrebbe presto risucchiato in un vortice di velocità, vento e pioggia quei due che lo precedevano. La purtroppo breve vita, come sapete, di Bellof gli impedì di stabilire in Formula 1 una prestazione della vita. E sapete chi c'era a sventolare la bandiera rossa quel giorno a Monaco? Proprio Jackie Hicks. E quindi ora immagino che vogliate tutti sapere cosa succedeva quando a Jackie Hicks da pilota venivano sventolate le bandiere. Beh, alla prossima! Bene, riprendiamo la nostra chiacchierata di archeologia col professor Augenti. Interessante la Formula 1. Queste Com'è? cose che appartengono al nostro passato. Sì, archeologia di noi stessi. Nostra. Sì. Io giocavo con la pista Polycar, ancora mi avete fatto ricordare. Non... Siamo più o meno coetanei, quindi lei si occupa del sito di Classe e di Cervia. E di Cervia. A che punto sono gli scavi e che novità ci sono? Allora, Classe, è un lavoro a cui mi sono dedicato per circa 16 anni. Lì abbiamo scavato il porto e quella è stata un'esperienza straordinaria perché abbiamo portato alla luce svariate migliaia di metri quadri del porto, ma la cosa più impressionante era veramente questa sensazione di camminare. Ecco, prima avete mandato una clip di economia. Noi camminavamo sull'economia della tarda antichità, nel senso che gli strati proprio letteralmente espellevano quasi da soli tonnellate di ceramiche e monete. Bastava camminare in quel porto per capire quanto era stata importante Ravenna nel momento in cui fu capitale dell'impero d'Occidente, quindi tra il V e il VI secolo d.C. E anche in realtà, diciamo per buona parte del sesto, anche dopo, quando diventa prima capitale del regno goto di Teoderico e poi la principale città bizantina d'Italia. Quello è un porto che però, diciamo, in qualche modo andrà in rovina a partire dal VII secolo, più o meno dalla metà circa del VII secolo. Però veramente quella è stata un'esperienza per me incredibile, con queste anfore, che si affacciavano proprio sulla superficie degli strati, provenienti dall'Africa, dall'Oriente, si coglievano tutte le reti di relazioni, commerciali mediterranee di questa importantissima città. E poi da lì abbiamo lavorato un po' più verso l'interno, cioè nella zona dove appunto c'era questa chiesa che dicevo prima, che è la chiesa, tra l'altro, la più grande chiesa di tutta la zona di Ravenna. Era la Basilica Petriana, costruita nel V secolo, oggi completamente inghiottita dal terreno, che però è stata localizzata grazie a foto aeree. Poi noi abbiamo fatto delle indagini di geofisica, quindi con impulsi mandati al terreno che ci dicevano dove erano le strutture. E abbiamo verificato effettivamente la sua posizione. Quella è lì e attende solo di essere scavata. Però oggi scavare un monumento così grande significa sapere fin da subito, che ci saranno i fondi per restaurarlo,
e poi per valorizzarlo. Questa è una speranza che io ho, per ora resta nel cassetto come sogno. Sì. E dopo ci siamo spostati, abbiamo lavorato su una basilica tardoantica, sempre di classe, San Severo, che era stata indagata soltanto nelle sue fasi più antiche, quindi è una chiesa che viene fondata nel VI secolo, e noi però abbiamo fatto una cosa in più, cioè siamo andati a cercare una cosa che sapevamo che esisteva ma nessuno sapeva dove fosse, cioè un monastero che le fu aggiunto, noi pensavamo nel X secolo, ma poi abbiamo scoperto che è stato aggiunto nell'età di Carlo Magno, quindi nel IX secolo. E la cosa incredibile è che l'abbiamo trovato tutto, abbiamo trovato il chiostro con le colonne, le basi delle colonne, abbiamo trovato il refettorio, abbiamo trovato la sala capitolare, c'era proprio tutto il monastero intero, solo che nessuno se n'era mai accorto. E lì abbiamo scavato per un bel po' di tempo e l'ultima cosa che ho fatto lì è stato l'allestimento del museo classe, che si chiama Classis, però è qualcosa di più, è il museo di Ravenna del territorio, sta a Classe, sta alle spalle della Basilica di Santa Apollinare in Classe, ed è un museo dove abbiamo raccontato tutta la storia di quella che era un'enorme conurbazione, che comprendeva quindi sia Ravenna che Classe, dall'inizio fino al Medioevo più inoltrato, quindi sono confluiti lì i reperti del porto, i reperti di San Severo, tutti i nostri scavi e anche altri, e l'abbiamo raccontato con filmati, plastici, gigantografie, animazioni, abbiamo fatto un gran lavoro anche sulla multimedialità, è un museo bellissimo, secondo me, non vorrei dirlo io perché l'ho fatto io, ma insomma, secondo me è venuto veramente bene, i riscontri del pubblico sono molto buoni, ovviamente siamo nel periodo in cui siamo, ma io consiglio a tutti gli ascoltatori e gli spettatori di andarlo a visitare appena possibile, perché è un museo appena nato, perché è stato inaugurato nel 2018, di fatto, purtroppo è stato investito dalla furia della pandemia molto presto, però è un museo che sono sicuro decollerà immediatamente appena finirà questa nostra reclusione forzata. Questo è appunto l'ultimo capitolo, il museo sarà una sorta di centrale operativa da cui dipenderà il futuro parco archeologico di classe, di cui faranno parte i monumenti di cui ho parlato, cioè il Porto, San Severo, eccetera. E poi da lì ci siamo spostati a lavorare a Cervia, dove in base ad alcune ricognizioni abbiamo individuato appunto la città di Cervia Vecchia. Anche questa è una storia veramente affascinante, perché la Cervia, il centro abitato di oggi, è stato costruito spogliando appunto i muri, andando a rubare i muri di questo invece centro più antico, che era già alle origini un importante centro di lavorazione e smercio del sale, e questa è tra l'altro ancora in parte un mistero, perché noi non sappiamo, non è ancora chiaro se ci sono degli antecedenti di età romana, quindi potrebbe anche essere che questa è una città fondata per la prima volta nel Medioevo, così come potrebbe essere che invece ci sia sotto questa città medievale una città ancora più antica. Abbiamo appena cominciato, ma i primi sondaggi sono stati strepitosi, perché abbiamo trovato le mura della città, delle torri, abbiamo trovato delle chiese, abbiamo trovato le necropoli, abbiamo persino trovato quelli che probabilmente sono i magazzini dove tenevano il sale, perché in superficie già affioravano dei gettoni in metallo che servivano come contromarca per chi andava a prendere il sale. Queste veramente sono queste storie impagabili che racconta il sottosuolo. Adesso abbiamo un grande progetto avviato con il comune di Cervia. Devo dire che a Cervia c'è un'amministrazione comunale davvero straordinaria, molto sensibile al proprio passato. E lì vorremmo fare una cosa in più, cioè vorremmo fare un grande progetto di questa che oggi si chiama archeologia pubblica. Cioè un progetto in cui noi non imponiamo le nostre linee di ricerca, ma le discutiamo con la cittadinanza locale, ben consapevoli che prima di ogni altri quella storia è la loro storia. Quindi vogliamo sapere anche loro cosa si aspettano da questi nostri scavi, vogliamo modulare i nostri scavi anche in base a quello che loro si aspettano, oltre ovviamente alle nostre domande scientifiche, vogliamo tenerli costantemente aggiornati, vogliamo pubblicare continuamente i nostri dati, vogliamo che sia
un progetto di archeologia condivisa fin dal primo momento in cui mettiamo piede lì. E tra poco comincerà la nuova campagna, penso in giugno-luglio, e ci aspettiamo veramente molto da questo sito. Per me è un altro capitolo importante di questo, di questa messa a fuoco della Romagna, che resta una terra veramente ricca di sorprese, con un passato molto interessante. Ravenna, abbiamo parlato di classe, Ravenna era sul mare, no, di fatto. Sì, certo. E possiamo ipotizzare a Ravenna, come altrove, presenza di una marineria da Rotary in poi? Da Rotary il Re Longobardo, intende? No, anche prima, assolutamente. Anche prima. Sì. No, e lì, beh, questa è una delle storie che abbiamo raccontato nel museo. C'è una importantissima stele funeraria di una famiglia che si chiamavano i Longidieni, che erano degli armatori romani. Augusto mette di stanza a Ravenna una delle due flotte che governano, sì, che diciamo fanno il controllo del Mediterraneo, che hanno in pugno il controllo del Mediterraneo, l'altra è a Miseno, quindi Ravenna per il Mediterraneo orientale e Miseno per quello occidentale, vicino a Napoli. Queste operazioni, da sempre lo Stato romano, sia il commercio che questo tipo di operazioni, non le fa in modo completamente autonomo, si appoggia ovviamente agli armatori locali. E quindi questi Longidieni sono chiaramente una famiglia che prospera, e infatti si fa costruire una stele veramente notevole, con sculture su più registri. Addirittura c'è uno di loro, pensate che c'è uno di loro in questa stele, è effigiato, è riprodotto mentre sta lavorando a costruire una barca, e sopra c'è una specie di fumetto che dice Longidieno, praticamente chino all'opera. È una didascalia vera e propria. E questi Longidieni appunto prosperano grazie al fatto che hanno una concessione governativa, di fatto. E la stessa cosa succede poi con gli armatori, che invece si occuperanno dei commerci transmarini tra Ravenna, l'Africa e l'Oriente. Quindi Ravenna in realtà ha una vocazione marinara fin dalle origini, sicuramente. È un centro le cui origini non conosciamo ancora bene, anche perché scavare a Ravenna per trovarne le origini significa scavare a profondità molto elevate, parlando di circa 6-7 metri dal piano di calpestio attuale. E questo, siccome Ravenna ha una falda dell'acqua molto alta sottoterra, vuol dire è un po' come scavare a Venezia, bisogna mettere le paratie. Quindi sono scavi impegnativi, costosi, difficili. E quindi raramente si è andati così in profondità. Siamo abbastanza certi che sia una fondazione etrusca, probabilmente anche con una componente umbra, quindi questi popoli dell'Italia preromana. Poi ovviamente subentrano i Romani e poi Ravenna entra in tutta un'altra dimensione storica, soprattutto a partire dal V secolo. Ma la flotta Ravenna l'ha sempre avuta, Teoderico fa costruire una flotta molto notevole, tra l'altro i Goti non erano un popolo di marinai, ma lo diventano. E quindi è una vocazione, e l'altra cosa veramente incredibile è, attraverso le iscrizioni che sono per esempio oggi nel Museo Nazionale di Ravenna, vedere quanto questa vocazione marinara, questo essere così protesa verso il mare, verso il Mediterraneo, abbia dato una dimensione assolutamente cosmopolita alla città, perché noi sappiamo che queste iscrizioni parlano della presenza di siriaci, egiziani, palestinesi, armeni, c'era di tutto a Ravenna. Io immagino una città in cui veramente camminare per strada significava sentire una babele di lingue diverse. È una grande lezione anche di convivenza e coesistenza civile che ci viene dal passato, questa. E faccio ancora un'ultima domanda. L'archeologia potrebbe essere in Italia, come tutto il comparto culturale, fonte di guadagno, sì, non si diventa ricchi facendo gli archeologi, questo
d'accordo, però fonte di guadagno nel senso per il turismo e per il comparto turistico-culturale. Quanto è trascurata Pompei a parte l'archeologia in Italia? Beh, questo lei tocca un tasto molto doloroso. Allora, intanto relativizziamo, è trascurata tanto quanto sono trascurate molte Sì. altre arti e molti altri settori della cultura. Questa cosa, devo dire che la prima cosa che mi ha colpito quando un anno fa siamo entrati in lockdown è stata la faccenda che appunto i libri, se si ricorda, non venivano considerati un bene primario. Adesso per fortuna ci siamo arrivati, ma insomma ci è voluto un po'. Quindi in questo momento diciamo che il mio pensiero va anche molto al teatro, al cinema, alla musica, insomma. Questo è un momento molto duro, difficile e triste per questo comparto. In generale, comunque, non è che ci si punti proprio, anche prima del Covid, non è che ci si puntasse proprio. E questa è veramente una contraddizione in termini, perché come diceva lei, cioè l'archeologia, un'archeologia ben fatta, intelligente, non che indulge alle stupidaggini, agli alieni che costruiscono piramidi, o anche soltanto ai bei pezzi dei musei. Quindi un'archeologia intelligente fatta con giudizio come si può fare oggi molto bene, che valorizza tutto ciò che si può valorizzare del passato, sarebbe un'archeologia che veramente. Allora, non si diventa ricchi a fare gli archeologi, e si potrebbe essere considerati anche là un po' meglio, anche dal punto di vista dello stipendio. Sto parlando dei liberi professionisti, che sono moltissimi e che negli altri paesi sono trattati in genere meglio che da noi. Però è vero che questo paese potrebbe trarre molta più ricchezza dall'archeologia. Io questo non mi vergogno di dirlo. Cioè, tra gli archeologi c'è un grosso dibattito su questa cosa: ah, ma è brutto, è volgare dire che l'archeologia è il petrolio d'Italia. Io non arrivo a dire che è il petrolio dell'Italia, però è sicuramente un comparto che potrebbe dare una grossa mano alle casse del nostro paese, se ben raccontato, se ben. Non voglio usare la parola sfruttato, ma se ben presentato, se bene indagato e porto agli interessati. E guardate, gli interessati sono una quantità incredibile. Veramente, io ogni volta che vado a fare conferenze, che presento i miei libri, ci sono pubblici vastissimi. E la gente è affamata di archeologia. Quando gli dai un buon prodotto, la gente lo ama. E quindi il pubblico c'è, poi ci sono tutti gli stranieri, ovviamente, anche loro affamati quanto i nostri, e bisogna soltanto avere un po' di coraggio e puntare su anche i piccoli musei e i progetti intelligenti e non soltanto su, lei diceva Pompei. Pompei, per carità, Pompei è un luogo straordinario, unico al mondo. Ed è giusto puntare su Pompei. Però io le dico una cosa: prendiamo la Gran Bretagna, hanno il British Museum, un museo strepitoso, un museo mondo, dove dentro c'è l'intera storia del mondo, va bene? Ma se lei va in giro anche solo per Londra, o per le campagne, per le piccole città della Gran Bretagna, si accorgerà che è una galassia di musei piccoli, medi, grandi, siti archeologici, sempre gestiti al meglio. Guardi, a York c'è, nell'Inghilterra del Nord, c'è un luogo che noi archeologi del Medioevo conosciamo bene, si chiama lo Jorvik Viking Center. È il luogo dove è raccontato il periodo di York in cui è stato un villaggio vichingo. Dal punto di vista archeologico sono quattro buchi di palo. Adesso quattro sto esagerando. 50 buchi di palo. Una decina di capanne, va bene? Le hanno ricostruite, le hanno raccontate, ci hanno messo dei manichini in scala 1 a 1, fai esperienza sensoriale, senti l'odore del pesce, senti le voci che animano il traffico che sta nel porto, scendi giù dentro questo luogo, tutto ricostruito a bordo di un carrello che sembra il carrello della famosa sequenza di Indiana Jones quando va giù nelle miniere. Loro sanno trarre il meglio
avendo veramente spesso pochissimo. Noi abbiamo dei siti strepitosi, straordinari, penso per esempio all'Uni di cui parlavo prima. Sì. Oggi l'Uni, io sono stato di recente e veramente devo dire, adesso so che stanno facendo degli scavi, c'è sempre una certa attività, però diciamo la situazione lì è abbastanza deprimente in generale, cioè l'Uni è una città che è una sorta, sta più o meno nella stessa condizione di Pompei, è una città ancora in buona parte sepolta, che aspetta di essere portata alla luce, e si potrebbe valorizzarla molto meglio, e sono sicuro che avrebbe fior di ingressi. C'è veramente tanto da fare, bisogna solo rimboccarsi le maniche. Io confido moltissimo, non solo nella mia generazione che ancora diciamo sta a cavallo, ma nelle nuove generazioni che sanno molto bene il fatto loro, conoscono molto bene ormai la tecnica, il metodo, conoscono le nuove tecnologie, e sono sicuro che ci sono generazioni di nuovi archeologi che saranno in grado di valorizzare tutto questo al meglio. Però ci vuole che la nostra classe dirigente non resti sorda di fronte a questa necessità e a questa grandissima potenzialità che noi abbiamo. Bene, io ringrazio il professor Augenti. Grazie a voi. È stato brillante. Grazie a lei, grazie davvero. E buonasera a tutti. Buonasera. E allora, vi diamo appuntamento a lunedì con la solita serata e poi a venerdì con una cosa speciale. Non alle 20, non alle 20:40, ma alle 22 per scavallare a mezzanotte in collaborazione con un altro canale. Perché date appuntamento a lunedì? Pronto. Pronto. Sono la tua voce, sono la tua voce guida. Sì, perché? È la mia voce guida. Ho dato appuntamento a lunedì perché Morgana mi ha detto di dare appuntamento lunedì. Ah, non me l'avevate detto. Mi tenete all'oscuro tu e Morgana. Vabbè. Sì. Cioè, io Morgana e come ben sai, Patrizia. Ah, ho capito. Va bene, d'accordo. Allora, buona serata a tutti, buon fine settimana. Buon fine settimana. E sigla. Esotica.